La Commissione regionale speciale anticamorra e beni confiscati, presieduta da Giampiero Zinzi, ha espresso parere favorevole all'unanimità al programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati 2021 approvato dalla Giunta regionale. Il programma è stato presentato alla Commissione, che si è riunita nell'aula del Consiglio regionale, dall'assessore regionale alla sicurezza, legalità e immigrazione Mario Morcone. Si sta facendo molto, l'economia sociale e l'impresa sociale è la destinazione, diciamo tipica, che premia da un lato il territorio attraverso però anche presenze di ragazzi giovani che si impegnano in agricoltura anziché in altre attività. Penso alle mascherine che ha portato il Presidente del Consiglio e che sono prodotte a Casal di Principe, penso alla cioccolata per diabetici, di cui spero di approfittare a settembre anche io. Soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione è stata espressa dal Presidente Giampiero Zinzi. Un piano equilibrato, che guarda agli obiettivi principali, di impegno sul territorio in relazione ai beni confiscati. Ed è chiaro che è il risultato di un impegno corale, che nei prossimi 5 anni dovrà vedere la Regione protagonista insieme all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Per cui, oltre alla Giunta, c'è un impegno serio in prima linea del Consiglio regionale e di conseguenza della nostra Commissione.